Allora, ciao a tutti, eccoci qua con la seconda parte del video sull'aerodinamica delle vetture stradali. Avevo cominciato col primo video pubblicato lunedì scorso parlandovi un po' di quanto è importante l'aerodinamica a livello mondiale, in generale, su qualunque attività umana. E avevo anche cominciato a parlare dell'aerodinamica delle vetture stradali partendo proprio dalla forma della carrozzeria. Ora continuiamo a bomba col video analizzando ogni singolo dettaglio della carrozzeria per come deve essere progettato per essere aerodinamicamente efficace ed efficiente. Quindi continuiamo col video. Caratteristica importante a tenere in considerazione è il parabrezza, quindi il vetro anteriore. Il parabrezza formerà un angolo rispetto al cofano e un angolo rispetto al tetto. Se quest'angolo rispetto al tetto è troppo marcato, si può avere separazione del fluido dalla carrozzeria e questo non va bene perché crea resistenza, crea vorticità, crea ovviamente problemi a livello di drag. Quindi quest'angolo deve essere raccordato rispetto al parabrezza e non deve essere troppo ampio. Quindi l'ideale è avere parabrezza molto inclinati, ma ovviamente questo non può essere per vari motivi, comfort dei passeggeri, radiazione solare, visibilità. Quindi ovviamente bisogna trovare un compromesso anche qui. Poi bisogna anche stare attenti alla parte tra cofano e parabrezza, raccordarlo bene senza evitare eccessivo sbattimento, chiamiamolo così, del fluido contro la base del parabrezza. Altre caratteristiche importanti sono i montanti, quelli anteriori e quelli posteriori, anche chiamati A e C. E questi devono avere un raggio di curvatura rispetto al tetto ed è molto importante anche rispetto al fronte del veicolo, al retro del veicolo. Questo è importante perché più aumenta questo raggio di curvatura, più diminuisce il drag aerodinamico. E inoltretutto i montanti possono causare anche fastidiosi frusci, quelli che si sentono dal guidatore o dai passeggeri posteriori soprattutto, ma anche accumulo di sporco sui cristalli, sui specchi retrovisori. Quindi vanno studiati attentamente i montanti, sono fondamentali. Dopo i montanti parliamo del tetto. Ora, il tetto possibilmente non deve essere completamente piatto, quindi parallelo al suolo. Dovrebbe avere una leggerissima curvatura, sia per riuscire ad raccordare il flusso proveniente dal parabrezza, come dicevo prima, e poi per guidare il flusso bene verso la coda, verso il posteriore, senza avere distacchi. Non si può aumentare troppo la curvatura del tetto perché poi, aumentandola troppo, aumenterebbe in corrispondenza anche l'area frontale del veicolo, perché se aumenta la curvatura e aumenta l'altezza del veicolo, aumenta la superficie che il veicolo espone frontalmente all'aria e come dicevo prima l'area frontale è uno di quei parametri della formuletta del drag, della resistenza aerodinamica. Quindi c'è un punto di ottimo in cui deve essere o pochi gradi, diciamo pochi gradi di angolazione. Questo poi diciamo, dipende anche un po' da come è fatta la forma della carrozzeria e da studi empirici e pratici. E qui arriviamo a un punto particolare che non so se avete mai notato, si chiama profilo, quindi forma la carrozzeria bot tailing. Che significa bot tailing? Come lo dice il nome, barca, deriva dalle barche. Se pensate bene, la chiglia di una barca aumenta di sezione verso il centro e poi va a diminuire, quindi si restringe verso la coda. Molte macchine, molte automobili hanno questo stesso tipo di carrozzeria, una carrozzeria che dai laterali, dove è più larga, tende a restringersi verso la coda. E questo viene fatto proprio a livello aerodinamico perché una forma di questo tipo riduce la resistenza aerodinamica, riduce anche parecchio i vortici che si creano dai montanti posteriori. Ovviamente nelle automobili non è molto accentuato, a parte qualche caso di auto del Novecento dove proprio la forma è identica a quella di una chiglia di una barca, proprio quasi appuntita al posteriore. Oggi si fa ben camuffato. È bene poi fare molta attenzione al sottoscocca, quindi coprire il più possibile il sottoscocca per non avere infiltrazioni d'aria che creano resistenza tra le componenti meccaniche. È una cosa che oggi si fa parecchio, quindi chiudere soprattutto la parte anteriore e la parte posteriore. Ovviamente sulle auto sportive si parla più di fondo piatto, ma quello è per generare deportanza
ma sulle autostradali normali si fa solo allo scopo di renderle più efficienti aerodinamicamente possibili, quindi creare meno resistenza, sia sottoscocca sia anche il raffreddamento del veicolo, quindi studiare bene le prese d'aria e non farle eccessive, cioè farle di una grandezza tale che servono a raffreddare correttamente il motore, ma senza esagerare, perché se si esagera, aria che entra all'interno del vano motore o altrove, diciamo, è sempre comunque una certa resistenza aerodinamica. Infatti, oggi molti costruttori che fanno in base alle temperature del motore hanno delle palette davanti sulla calandra anteriore che si aprono e chiudono per offrire meno resistenza all'aria possibile quando non c'è troppo bisogno di raffreddamento. Quindi queste si chiudono così l'aria non entra ma scorre sopra la carrozzeria, aumentando l'efficienza aerodinamica. Dopo aver visto un po' le macro aree di interesse a livello aerodinamico, è molto importante, e si fa oggi con quello che è chiamata detailed design, ovvero si studia attentamente nel dettaglio ogni singolo punto, angolo della carrozzeria, dai baffi dei lips degli spoiler anteriori alla curvatura minima o all'inclinazione degli spoiler, delle appendici finali, dei paraurti, tutti elementi che sommati a uno, magari da soli hanno un impatto abbastanza piccolo sulla riduzione del coefficiente di resistenza, ma sommati tutti quanti creano miglioramenti grossi. E pensate che il primo costruttore, col primo modello a fare uno studio di questo tipo, fu la Opel. La Opel, col suo modello di punta all'epoca, l'Opel Calibra, negli anni 80, fece la berlina con la resistenza aerodinamica più bassa sul mercato, aveva 0,26 ed è stato frutto di una progettazione incredibile per l'epoca, è stato un approccio innovativo, un modello in scala 1 a 5, tantissimi test pratici, galleria del vento, simulazioni, fino ad arrivare all'ottimizzazione più dettagliata di ogni singolo componente della carrozzeria. È stato incredibile, e da lì poi ha preso vita un po' anche i fenomeni di oggi, quindi uno studio molto attento all'aerodinamica. Un piccolo appunto lo voglio fare sugli spoiler, perché ci sono delle angolazioni in base al tipo di carrozzeria, come ho detto prima, sedan, squareback o fastback, alcune inclinazioni degli spoiler che in realtà hanno miglioramenti sulla resistenza aerodinamica e non servono a produrre deportanza, come magari molti potrebbero pensare. Per esempio, un classico caso per esempio sulla Focus, sulle macchine di questo calibro, lo spoiler copre il 1.8, ma viene fatto per diminuire la presenza dei vortici dai montanti posteriori e restringere un po' in altezza la superficie della coda. E questo crea dei miglioramenti aerodinamici a livello di resistenza, non sono fatti per creare deportanza, anche sulle coupé, con determinati angoli di inclinazione e determinate forme. Se ci sono poi ovviamente delle forme che invece aumentano la resistenza aerodinamica leggermente, ma producono un minimo di deportanza, dipende dal caso. Poi ci sono gli spoiler che non servono assolutamente a nulla e sono solo estetici, anche lì, gusti. Oggi l'aerodinamica è studiata a livelli incredibili, grazie al computer, ai software di simulazione computerizzata CFD, alle gallerie del vento, alle strumentazioni di test. È incredibile, oggi anche un SUV riesce ad avere prestazioni aerodinamiche notevoli. Pensate che un Mercedes GLC, ha una macchina imponente con un'area frontale molto grande, ha comunque un CD, quindi un coefficiente di drag di 0,29. Non è bassissimo, ma non è neanche un'enormità. Diciamo, possono essere efficienti da questo punto di vista, se ben studiati con le tecnologie attuali, anche i SUV. Chiaramente non potranno mai raggiungere i livelli di efficienza di una coupé, sia perché l'area frontale comunque rimane grande a priori. Il CD può essere ottimizzato tanto, come vi ho detto. Ma pensate che le coupé oggi, berline, coupé, fastback, hanno CD ben ottimizzate, compresi tra 0,19 e 0,2, 0,21, ben lontani dai 0,29 della GLC, del SUV. Quindi chiaramente coupé, fastback sono macchine che, se ben ottimizzate aerodinamicamente, sono imbattibili a livello di efficienza aerodinamica. E qual è oggi la macchina sul mercato o barra presentata col CD più basso in circolazione? Bene, dagli annunci e da
da propaganda che fanno, è una macchina a tecnologia elettrica con celle solari anche, che però a quanto ho capito è stata presentata l'anno scorso ma ancora non è entrata in produzione. Comunque si chiama Lightyear Zero e ha un CD dichiarato di 0,175. Se fosse vero, ragazzi, davvero incredibile. Anche perché lo step successivo è una macchina elettrica presentata quest'anno che si chiama Aion Hyper GT, cinese ovviamente, elettrica, che però ha un CD di 0,19, quindi molto molto basso. Allora, spero vi sia piaciuto, se vi è interessato l'argomento iscrivetevi al canale per sostenermi e vi aggiungo altri video qui da guardare relativi all'aerodinamica di un veicolo se vi interessa e noi ci vediamo al prossimo approfondimento. Ciao!